Nardò contro Bitonto e Nardò per continuare la sua striscia positiva, il Bitonto per riprendere il suo cammino. Nardò, come dicevamo, viene da 4 risultati utili consecutivi, qui non ha mai perso quest'anno. Il Bitonto è il secondo peggior attacco del girone dopo il Gallipoli. Non ce la fa Ciraci e il Bitonto mette il pallone fuori. Entrerà Rossi, arrivano gli applausi di conforto dello stadio. Parte Guadalupi, palla alta sulla traversa, prima occasione per il Nardò. Di prima per Rossi, col petto la mette giù, crossa, palla allontanata, rimane però lì, netto il calcio di rigore. Allora Guadalupi contro Diame, parte Guadalupi, spiazzato Diame, no, da ripetere, era entrato Urquiza, si batte ancora una volta, sempre Guadalupi, Guadalupi, non cambia angolo, l'ha sbloccata il Toro, su calcio di rigore, con Guadalupi che spiazza Diame. Va Gianfreda, palla tagliata, deve stare attento il Nardò a questi palloni perché arriva il colpo di testa da parte di Tedesco. Palla per Gentile, la difende Gentile, arriva De Giorgi, zona tiro, De Giorgi la sistema e calcia, palla alta. Al via la ripresa con il Nardò che conduce 1-0. Gentile fortunato nel rimpallo, Gentile Diame con i piedi, poi non è finita. C'è Carini, Gentile, 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 va alla sterzata, Gentile cerca l'incrocio dei pali, palla che esce di pochissimo. In zona, danna di testa, incredibile, la rimessa lunga di De Giorgi, sembrava poterla prendere Urquiza, è sbucato Danna, appena entrato da pochissimi secondi, il Nardò ha raddoppiato. Non è una prima punta, ha fatto un gol da prima punta. È arrivato il 2-0, il cuore verso la tribuna. Alba. Cross dentro, attenzione, la traversa incredibile. E poi De Giorgi allontana. Lanzolla pulito sul pallone, poi la terra prova a servirlo, arriva la conclusione, palla alta sulla traversa, palla per Ceccarini, rientra Ceccarini, zona tiro, Ceccarini, Diame, poi Danna, la bandierina era su, contro Mariani, il pallone è per lui, Mariani va in velocità, sombrero doppio di Mariani che ubriaca la difesa, Diame con i piedi. Per Rossi, Rossi entra all'interno dell'area di rigore, Rossi non trova l'angolino, pronto Guadalupi, caccia del tris il Nardò, palla dentro, Danna di testa, per poco non pesca il bis, Danna, Danna prova ad accendersi, palla intelligentissima per Gentile che è costretto a defilarsi, Gentile all'indietro, se la ritrova sui piedi, ancora Gentile, Gentile, palla per Danna, il tris del Toro sull'asse, Gentile Danna, con Gentile che si è ritrovato il pallone un'altra volta e ha servito un invito a nozze per Danna che ci ha messo il piedino e ha fatto 3-0. Di uomini a livello di singoli, Tedesco prova a calciare, di fatto arriva alla prima conclusione del secondo tempo da parte del Bitonto. Arriva adesso apoteosi Toro, batte 3-0 il Bitonto in una partita senza storie, il Bitonto di fatto non si è mai affacciato alle parti di Viola, Nardò un po' timido nel primo tempo anche per via dei duelli fisici, poi nel secondo tempo sono venute fuori le individualità, è venuto fuori un Simone Danna scatenato, doppietta che poteva essere tripletta. E 3 punti pesantissimi, grazie a tutti per averci seguiti.